per chi va all'università, da quando si pagano le tasse, fino a quando si ha un progetto e si vuole realizzarlo come un progetto imprenditoriale, l'acquisto di una casa, la tutela rispetto al futuro, fino a appunto il tema delle rimesse che ha a che fare con invece il rapporto con la propria famiglia, il proprio paese di origine. Allora, l'idea di oggi era un po' attraversare alcune di queste tematiche e farlo un po' insieme a voi, per cui quello che vi chiederemo ogni tanto è di interagire con noi, non tanto magari col microfono, ma comunque in qualunque momento potete fare domande, eccetera, ma magari utilizzando la chat che risulta essere più veloce e facilita l'interazione con tutti. Per cui ogni tanto vi chiederemo alcune cose se potete rispondere sulla chat. Scusa Daniele, Giusto. se interrompo, io ho avviato la registrazione. Se siete tutti d'accordo, posso continuare, altrimenti la interrompo. Per me. D'accordo. Ok. Va bene, grazie. Allora, noi appunto come CESPI, da oltre, ormai sono 10 anni che ci occupiamo un po' di questi temi, del tema dell'inclusione finanziaria, delle rimesse, eccetera, con Anna e con altri collaboratori. Per cui un po' appunto l'idea di oggi era proprio questa, come gestire al meglio i propri soldi e le rimesse che sono parte, sono soldi che noi inviamo. Ma proprio per iniziare, io partirei dalla definizione. A volte le definizioni possono essere un po' così, fine a se stesse, però nel caso dell'inclusione finanziaria, che qui vedete, no? L'inclusione finanziaria è l'accesso e l'utilizzo efficace dei servizi finanziari presso un sistema, finanziario formale. Questa definizione, perché è importante partire da qui? Perché dice tre cose importanti, centrali. Il primo è che l'inclusione finanziaria ha a che fare con l'accesso agli strumenti, e quindi io devo poter accedere agli strumenti finanziari. L'accesso ha a che fare con la documentazione, ma ha a che fare anche semplicemente con il fatto che ho una banca, uno sportello vicino. E poi però non basta avere accesso, posso anche poter aprire un conto corrente, poter avere un mutuo, poter avere una carta di credito, una carta con IBAN, insomma, infinite cose. Ma il problema è poi se lo so utilizzare. Ecco perché il tema, quando si parla di inclusione finanziaria, è centrale queste due parole, no? L'utilizzo efficace. Tutti noi siamo capaci di prendere un debito, no? Di prendere un finanziamento, credito al consumo, compro la macchina, la pago a rate, vado al supermercato, compro il computer e lo pago a rate. No? Una volta che si hanno due documenti è sufficiente. Però non è altrettanto immediato l'utilizzo di questi servizi, cioè sapere utilizzare tutti i prodotti finanziari nel modo corretto, le assicurazioni, i finanziamenti, ma anche le carte di credito. Pensate a quelle che sono le cosiddette carte rateali, no? Io compro, pago la carta di credito e poi pago a rate, ma questo significa avere un finanziamento, pagare degli interessi, essere registrati, eccetera, eccetera. E poi il terzo elemento, e qui poi oggi alcune cose le diremo. E poi il terzo e ultimo elemento è il sistema finanziario formale. Questo perché? Perché nel panorama che sta intorno a noi ci sono tanti operatori che si dichiarano anche operatori finanziari, ma non tutti e non sempre tutti sono formali, cioè sono sottoposti a una regolamentazione, sono controllati da qualcuno, ma ci sono anche dai truffatori voglio dire, anche gli usurai sono degli operatori finanziari, ma non sono regolamentati e non sono formali. Prestano soldi e di fatto ci fanno entrare in una dinamica pericolosa. Ecco, per cui questi tre elementi sono tre elementi abbastanza centrali quando si ha a che fare con il mondo finanziario.
Aggiungo a questa definizione, salutando tutti e tutte, che spesso infatti noi per spiegare cosa sia l'inclusione finanziaria diciamo anche che esiste l'esclusione finanziaria, ossia chi non ha accesso a questi servizi. E prima mi sembra che si chiami Barbara, forse sentivo parlava di un problema con un documento, non so se fosse un permesso di soggiorno, non ho sì, inteso sono bene. Sono variati, ecco, comunque i problemi. Certamente, allora il fatto di non avere un documento che attesti quindi l'identità e un permesso di soggiorno in un territorio non permette di accedere a quell'insieme di strumenti e servizi finanziari che sono quelli regolati e regolamentati nel mercato formale, e quindi spinge e costringe le persone a essere escluse da quel tipo di servizi e prodotti e di dirigersi invece in quelli informali, sia per la gestione del risparmio come anche per le rimesse. Quindi inclusione significa anche appartenere a una comunità che può accedere a questi servizi e prodotti. E oggi un secondo passaggio che è particolarmente importante soprattutto per i cittadini che devono inviare dei soldi nel paese d'origine, sia per le famiglie che per le comunità, oppure per dei propri business o delle attività economiche imprenditoriali, sono le rimesse. Le rimesse sono diventate al centro di anche una nuova dimensione della cooperazione internazionale, proprio perché le rimesse oggi ricoprono una voce estremamente importante per il prodotto interno lordo di molti paesi, fino a rappresentare il 30% della ricchezza di un paese che proviene dall'estero. Quindi è un flusso di denaro estremamente importante che è fatto dalla somma di tante piccole somme di denaro che vengono inviate dalle singole persone oppure da piccoli gruppi di persone come le associazioni. Quindi la rimessa per definizione è proprio un trasferimento da persona a persona di un piccolo valore, quindi una piccola somma. E perché ne parliamo anche oggi, anche se poi non tutti forse si trovano in una condizione di dover inviare delle rimesse all'estero, ma ne parliamo proprio perché la rimessa è una delle componenti del risparmio. È una forma di utilizzo di una parte del risparmio che abbiamo verso uno scopo. È come se fosse, vediamolo per certi versi, una piccola rata di un mutuo che qualcuno potrebbe avere, ma invece la invia senza un obbligo o con un obbligo morale alla famiglia. E dentro questo concetto di rimesse, che in questi ultimi 20 anni ha anche accompagnato molto il discorso non solo sulla economia e la finanza di singoli paesi o sui flussi di denaro, ma proprio anche i temi dello sviluppo locale, dello sviluppo nazionale o regionale, sono delle definizioni che escono dal perimetro della rimessa finanziaria, quindi del denaro in senso stretto, ma anche rimesse sociali, politiche, ideologiche, culturali, che quindi sottendono a un trasferimento di idee, di conoscenze, di contenuti, di soluzioni tecnologiche piuttosto che di aspetti democratici, diciamo, sulla base delle esperienze che i migranti o le persone fanno all'estero e che si trovano quindi a voler o in qualche modo nemmeno volere a trasferire al paese d'origine individualmente oppure attraverso le associazioni. Quindi queste rimesse sono proprio una parte del risparmio, e per questo che rientrano in un discorso sull'inclusione finanziaria. Ora, ripeto, se ci sono questioni, appunto fate pure domande. Io non vedo la chat, quindi magari Anna, se tu la tieni sotto controllo. La guardo. Quando parliamo di gestione del nostro denaro, qui io ho sintetizzato 4 regole che io chiamo le 4 regole d'oro per la gestione del denaro e che sono fondamentali. Quando noi andiamo in un qualsiasi negozio a comprare un bene, la prima cosa è che noi colleghiamo l'acquisto con il nostro bisogno. Cioè, se io vado al supermercato, mi domando di cosa ho bisogno del latte, ho bisogno del pane, e compro le cose di cui ho bisogno. Ecco, questo vale anche con i prodotti finanziari. Cioè, la prima domanda
da porsi è di cosa ho realmente bisogno. Questo perché ovviamente, come in ogni mercato, anche nel mercato finanziario, gli operatori tenderanno a vendervi una serie di prodotti. Vi faccio due esempi. Vado a comprare un computer e il venditore mi dice: ma perché non lo compra a rate? Guardi che è conveniente. E mi è capitato anche a me e io ho risposto: ma io non, in questo momento non ho bisogno di rateizzare, sono venuto con i soldi, i 500 euro che ho messo da parte per il computer, glieli pago in contanti e mi porto via il computer, perché devo prendere un prodotto finanziario che è un finanziamento rate? E questo vale per un prodotto di investimento, un prodotto assicurativo, vale per una qualunque, no, strumento, la carta di credito, ne ho bisogno, mi basta la carta di debito forse, no? Perché la carta di credito ha un costo, eccetera. Quindi di che cosa ho realmente bisogno? Questo è fondamentale. La secondo aspetto è l'informazione è un diritto, e questo è un altro elemento importante. Molto spesso no, si ha quasi paura a chiedere maggiori informazioni quando si tratta di questioni finanziarie. Allora, l'informazione è un diritto e l'operatore, chiunque esso sia, è tenuta a fornirmi tutta l'informazione di cui ho bisogno. Mi daranno 300 pagine da leggere, me le porto a casa, me le leggo e poi torno e se ho delle domande faccio ulteriori domande. Non firmate il consiglio e non firmate mai un contratto senza esservelo letto, anche nelle parole piccoline scritte in fondo, no? Spesso, per esempio, per telefono o alla porta arrivano non degli operatori finanziari, ma altri operatori che ci propongono dei contratti, no? Mi è capitato più volte anche a me, e la prima domanda che mi fanno: no, ma lei firmi qui, e poi lei mi lascia il contratto, me lo leggo, torna domani e poi semmai lo firmo. Terzo aspetto, valutare con attenzione e se necessario chiedere consiglio. Questo è un'altra cosa. Spesso in tema finanziario noi tendiamo ad avere una sorta di paura, vergogna, no? Nel chiedere consiglio agli altri, sia perché sono, da noi si dice che i soldi sono fatti di personali di ciascuno, però invece è importante valutare con attenzione le diverse possibilità, informarsi rispetto a possibilità alternative e non avere paura a chiedere consiglio a un parente, un amico, a chi magari ha più competenze rispetto a questi temi. La quarta regola può essere una stupidaggine, però quando ho studiato finanza all'università, il professore di finanza, la prima cosa che ci disse il primo minuto di lezione fu esattamente questa regola: non esistono macchine da soldi, cioè fate attenzione laddove vi propongono degli affaroni in cui rendimenti del 30% piuttosto che questa cosa ti farà guadagnare un sacco di soldi, si moltiplicano nel giro di 2 giorni, eccetera. Le macchine da soldi non esistono, se esistono è perché c'è dietro qualcosa che non funziona. Ecco, allora, queste quattro regole, quando si ha a che fare con il denaro, comunque la gestione del nostro denaro, del nostro risparmio, secondo me sono quattro regole centrali. Scusa Daniele, aggiungo: all'informazione è un diritto, ma l'informazione è anche un dovere. E quindi esiste la parola dell'acquisto incauto, quindi non sapevo e l'ho comprato lo stesso e quindi la mia ignoranza un po' non mi ha permesso di conoscere le regole che fossero dietro a un certo bene, un prodotto. Quindi non solo è un diritto ma è un dovere, nel senso che poi non potete dare la colpa a nessun altro se non a voi stessi, se non vi siete informati prima di firmare o di prendere una decisione rispetto a un passaggio, in questo caso un prodotto finanziario che potrebbe essere di vostro interesse. Pardon. Ad esempio, prima si parlava, se non ho capito male, di un giudice che ha condannato un operatore finanziario a aprire un conto corrente. Allora, ad esempio, è bene sapere che esiste un diritto al conto corrente che è sancito dalla legge italiana, prima della legge europea e della legge italiana. Quindi ogni persona regolarmente residente sul territorio, il che significa con un documento valido, ha diritto al conto corrente, indipendentemente dalla residenza, cioè da dimostrare che hai la residenza, anche senza dimora, hanno diritto al conto corrente. È sufficiente avere un documento di identità valido,
o un documento di riconoscimento valido, che vuol dire anche il cedolino per i richiedenti asilo, e basta, serve sostanzialmente questo. Il codice fiscale, come è il codice fiscale, quindi non il codice fiscale degli italiani, ma un qualunque codice fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate. Questo dà diritto a chiunque di avere un conto corrente, questo è bene saperlo. Ora, il passo successivo è questo, e qui vi chiediamo di provare a... Sì, ma scusa, il codice fiscale non lo emette l'Agenzia delle Entrate, è un'espressione non consona stasera, perché abbiamo dibattuto in diverse maniere che ci sono diversi soggetti che non possono aprire il conto perché hanno il codice fiscale alfanumerico. No, è questo il punto. Quindi, aspetta Daniele, non la fare così semplice, perché dietro c'è una grossa difficoltà. No, ma la conosco la difficoltà. Io sono un bancario in pensione, per cui... difficoltà è stata risolta, c'è una circolare ABI che spiega a tutte le banche la questione. E il problema è stato risolto, quindi le banche sono tenute ad adeguare i loro sistemi informativi. Guarda, scusa, ti posso dire per certezza, su esperienza di 19 banche sul territorio di Latina, l'ho avuto anch'io. Sono l'unica che lo fa è la Banca Etica a Roma. La risposta, quando ti rispondono, è che non hanno gli strumenti, e quello purtroppo è vero, come neanche. Chiedo scusa, no. Scusate, perché non volevo aprire una... Allora, io credo che siano utili queste cose. No, infatti, volevo dirvi questo, che se si va di fronte all'arbitro bancario, l'arbitro bancario darà ragione alla persona, perché le banche sicuramente devono... Sicuramente, però, infatti adesso noi che ci riuniremo andremo avanti così, no? Però di norma, nella normalità addirittura... No. Neanche il cedolino accettano, quindi bisogna fare così per forza. Certo, questo è un problema da risolvere, questo però è un problema che è peculiare, è uno dei altri territori, questo a Brescia questo non succede. Io sono in contatto con l'associazione di Brescia, esatto. È la normalità. Perché non succede a Brescia? Perché c'è una legge che prevede, quindi anche le banche nel Lazio si devono adeguare. Su questo il problema è il codice fiscale numerico, perché lì effettivamente se una banca o un sistema informatico che non recepisce i numeri perché è preparata con l'alfanumerico, essendo un'azienda privata, no, lo deve fare. Lo prevede la legge, cioè su questo lo dico, perché ho fatto parte del gruppo di lavoro che con il Ministero dell'Interno, l'Associazione Bancaria Italiana e gli altri hanno risolto questo problema. Il problema è risolto. Scusami se ti interrompo, noi capiamo che la legge è chiara e ben precisa, ma l'Agenzia delle Entrate di Latina osta le richieste, sì. E le banche fanno la stessa cosa, per cui c'è una specie di consecutio, certo, che non va per le vie, certo. La nostra associazione ha dovuto arrivare a una specie di braccio di ferro con l'Agenzia delle Entrate, farsi fare poi finalmente una dichiarazione dalla questura che l'immigrato ha un alfanumerico, e con questo qui l'Agenzia delle Entrate ha finalmente, non voglio dire calato le braghe, ma ceduto e ha emesso il codice fiscale. Ma sì, è una battaglia è una legge che dovrebbero accettare. Anche il nostro Elio avvocato ha fatto le sue battaglie e ce l'ha raccontato. Ma il problema è che viene fatto regolarmente, volta per volta, perché io vi posso... No, avete fatto queste battaglie, sono state vinte, cioè io ho altri 5 ragazzi. Certo. Non è che tutte le volte uno, è per quello che noi intendiamo di unirci come gruppo e fare rete. Assolutamente. Perché il problema dell'Agenzia delle Entrate, che non è un problema peregrino, no, è che effettivamente, perché io li seguo i passaggi, li seguivo per lavoro, quindi effettivamente al momento dell'emissione del codice fiscale, del permesso di soggiorno, viene emesso un codice fiscale da parte del Ministero degli Interni, quindi l'Agenzia delle Entrate se lo ritrova, o alfanumerico o numerico, la questura dice che non può fare niente l'Agenzia delle Entrate. Io so, perché ora non ho il documento ma ve lo posso produrre,
che su richiesta motivata l'Agenzia delle Entrate lo può cambiare. L'Agenzia delle Entrate di Latina dice di no. Sono queste le cose che stanno certo, levate. No, parlare... Ti mancherebbe, non è che... Quindi bisognerebbe risolvere una volta per tutte. Un codice fiscale numerico non significa solo non avere il conto corrente, significa perdere il diritto alla disoccupazione agricola. Ma significa perdere tutta una serie di diritti. Non poter cambiare la residenza, perché la NPR potete chiedere tranquillamente... ufficiale da parte ministeriale. Non volevo entrare nella perché sennò perdiamo tutto. Capisco benissimo la questione. Io il punto che volevo sottolineare è questo, no? È chiaro che ci sono ancora degli ostacoli all'implementazione di questa legge. Però quello che è importante, il messaggio che per me è centrale, è che esiste una legge che identifica un diritto. Ora, se il conto corrente a Brescia è apribile e a Latina no, allora c'è un problema, non è un problema dell'applicabilità della legge, quanto è un problema degli operatori che non si sono ancora adeguati. E al di là della questione appunto specifica dell'Agenzia delle Entrate, c'è un problema di applicabilità di una legge che va affrontata e ogni territorio ha le sue criticità, no? Però quello che il messaggio che per me è centrale, era centrale dare, era esiste un diritto, deve essere conosciuto e poi dobbiamo lavorare tutti insieme perché questo diritto sia esercitabile. Questo è il punto poi del problema che lei che voi sollevavate, no? Cioè c'è un diritto ma poi non è esercitabile, e questo è il e ci sono degli strumenti e c'è ovviamente il lavoro che ciascuno può fare in rete, anche appunto da un punto di vista Banca d'Italia ha questo ruolo di far rispettare questa normativa, per cui uno esiste anche l'arbitro bancario e può essere un'opportunità, una possibilità da seguire. Questo senza cambiare il codice fiscale, è importante, perché in realtà a Bergamo si aprono, ma anche a Roma alcune banche lo hanno fatto con il codice fiscale dei richiedenti asilo così come era. Ora però appunto questo era per ricapitolare un concetto importante rispetto al diritto da conoscere, e poi il problema è renderlo effettivo. Ora il passo successivo che volevamo fare era questo, cioè collegare quello che è l'aspetto finanziario della gestione della nostra quotidianità con la progettualità. Allora, quello che vi chiederemo di fare è brevissimamente, ma proprio con poche parole, senza non è che dobbiamo fare un tema, è scrivere nella chat dei vostri progetti, sogni, idee, cose che vi piacerebbe, sogni nel cassetto, cose che vi piacerebbe realizzare o che state già realizzando, nel senso che state già, no, siete in... ecco, qualcuno già sta scrivendo... Allora, cambiare auto, comprare la casa, ristrutturare la casa, altri progetti, andare all'università. O chi non volesse scriverlo può magari giusto dire una parola. L'idea è di capire se avete dei piani che possono essere molto concreti, quindi comprare un motorino oppure rinnovare, non so, l'arredamento, o fare un viaggio, qualcosa che abbia comunque una dimensione collegata chiaramente al denaro, ai soldi, al risparmio. Qualcuno vuole comprare una casa? Sì. Allora, proviamo... Intanto se qualcuno ancora vuole scrivere, aggiungere qualche cosa, fare un viaggio. Ora proviamo a immaginare, proviamo a dare un tempo a questi progetti, nel senso che se io vi dicessi di questi progetti, comprare una casa, fare un viaggio, andare all'università, ristrutturare la casa, cambiare l'auto, quali di questi progetti hanno un orizzonte temporale breve, cioè... prevedete, no, possono essere realizzare, avere accesso
a una terapia. Quali di questi progetti sono realizzabili da qui a un anno, per esempio, secondo voi? O comunque realizzabili il viaggio, o anche avreste intenzione di realizzarli nell'arco di un anno, no? Chiaramente riguarda anche il paese d'origine per chi poi provenga da un altro paese, quindi può essere comunque comprare o sistemare la casa per i familiari nel proprio paese, avviare una piccola attività economica lì, comprare un taxi e farlo lavorare in molti paesi all'estero, sì, è un'attività comune, oppure mandare a scuola i propri figli, nipoti, cugini per continuare l'accesso scolastico all'università e continuare gli studi, che ha un costo ovunque. Ora, ad esempio, appunto, dobbiamo fare un viaggio, proseguire negli studi, hanno degli orizzonti temporali, anche l'accesso a una terapia psicologica, immagino che se uno ha desiderio o ha bisogno, non fra 10 anni, ma insomma in un tempo relativamente breve. E poi invece, per esempio, l'acquisto della casa è tipicamente un progetto che ha un orizzonte temporale un pochino più lungo, cioè, come dire, da qui ai prossimi, non so, 5 anni, piuttosto che anche l'università può avere, se io sono alle superiori, un orizzonte di più di un anno. Cambiare l'auto, non lo so, voi dove lo correreste? In un orizzonte entro l'anno, entro i 2-3 anni, oltre i 3 anni? Poi è chiaro che dipende dalle esigenze di ciascuno, però indicativamente dove lo collochereste? L'auto in effetti potrebbe essere sia di breve raggio che magari di medio raggio. È chiaro che dipende dal costo dell'auto, se ti serve per lavorare un anno anche meno. Certo. Esatto, dipende dalle esigenze. Allora, qui siamo a un punto importante, grazie intanto per chi ha contribuito, e cioè... quando io ho un progetto, un aspetto fondamentale per poter poi pensare all'aspetto finanziario di questo progetto è questo, cioè avere un'idea di qual è il tempo che ho a disposizione per realizzare questo progetto. Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Allora, vi ricordate, no? La domanda, una delle 4 regole era di cosa ho bisogno. Ecco, la progettualità è una risposta a questo bisogno. Di cosa ho bisogno? Ho bisogno di comprare la macchina, ho bisogno di comprare la casa, ho bisogno di andare all'università. Il passo successivo è, bene, ma questo quanto tempo ho a disposizione? È chiaro che questo cambia molto, perché se io ho bisogno di una macchina nel giro di un anno, una macchina mettiamo che costi 8-9 mila euro, è chiaro che io devo recuperare 8 mila euro nel giro di un anno, ma se il mio orizzonte è invece 3 anni, vuol dire che io ho 3 anni per mettere da parte i soldi per comprare la casa, per comprare la macchina, no? Questo aspetto di collocare il mio progetto nel tempo, capiremo che è essenziale per capire poi qual è il bisogno finanziario sottostante, cioè la casa costa 100.000 euro, è chiaro che se ho 10 anni, se dovessi mettere da parte io tutti i soldi, vuol dire 10.000 euro all'anno, posto che uno possa risparmiarli, però io ne posso mettere da parte 1.000 all'anno, arrivo alla fine dei 10 anni che ho 10.000 anni. Se ho 2 anni posso fare 2.000 euro, faccio per dire, no? Immaginando di poter risparmiare 1.000 euro. Questo però vedremo che è un aspetto molto importante. L'altro aspetto è, bene, ma nel momento in cui voi avete pensato al vostro progetto, o qui potete anche fare riferimento a esperienze che avete avuto in passato,
Ci sono altre persone che sono entrate nella decisione di realizzare questo progetto? E se sì, brevissimamente, scrivete se vi è capitato, no? di realizzare un progetto, chi altro è entrato nella scelta? È stata solo una scelta vostra? Ad esempio con un amico, con un socio, con un partner, con un familiare, per l'acquisto di un bene, anche per chiedere un contributo nei vari progetti di famiglia. Diciamo la famiglia spesso è la banca più vicina. La famiglia? Direi che forse la famiglia è sicuramente una dimensione più comune, però possono esserci stati altri aspetti, altre persone, il datore di lavoro, una persona di un'associazione che mi ha consigliato, insomma ci sono varie possibilità. Questo è un altro aspetto importante da tenere presente nella progettualità, e cioè considerare con attenzione gli altri soggetti che hanno a che fare con la mia scelta. Perché è vero che la scelta è una scelta mia, individuale, eccetera, però molto spesso poi ha ricadute su altre persone o altre persone vogliono in qualche modo dire la loro. Allora qui in questa slide ho provato a semplificare per quanto possibile quelli che sono gli aspetti da tenere presente quando noi definiamo un progetto, no? Il progetto può essere un obiettivo. Allora, il primo l'abbiamo visto, il tempo. No, allora è un progetto che devo realizzare entro un anno, entro 3 anni o ho a disposizione 10 anni. Poi questo progetto è solamente mio o ha a che fare con altri, un socio per un'attività imprenditoriale, la moglie o il marito per una scelta ad esempio dell'acquisto della casa, ma a volte anche lo stesso acquisto della macchina. È una scelta in cui l'università, i genitori possono entrare nella scelta in un modo o nell'altro. E poi ci sono altri due aspetti che hanno a che fare con i costi, ovviamente, perché è chiaro che un progetto da 250 euro è più semplice da realizzare di un progetto da 100.000 euro, e le priorità. E questo è un altro aspetto importante, cioè noi abbiamo tanti progetti in testa, molto spesso in automatico noi li diamo delle priorità. Allora, saper dare le priorità ai progetti è importante perché mi permette di distribuire le risorse rispetto ai progetti più importanti e a quelli meno importanti. Cioè io posso ho in testa 10 cose, se incomincio a destinare i soldi che ho a disposizione, il tempo che ho a disposizione, le risorse che ho a disposizione su 10 progetti, il rischio che non ne faccio neanche uno. Allora do delle priorità, questo è il più importante, l'università la voglio realizzare, tutto il resto passa in secondo piano. Sì, dovrei anche comprare la bicicletta, oppure dovrei cambiare il cellulare, però no, questo è il mio primo obiettivo su cui punto tutto. E lì costruisco quello che è la mia progettualità. Non so se è chiaro a tutti questo schema. Se ci sono domande, perplessità. Voi, mi raccomando, appunto, segnalate sulla chat se ci sono aspetti. Ora, il passo successivo è l'aspetto finanziario del progetto. Questo passaggio non è banale, nel senso che se noi non abbiamo definito a priori tutti questi elementi, noi possiamo anche arrivare all'aspetto finanziario, però ci mancano dei pezzi. Allora, una volta che io ho definito la mia progettualità, l'ho inserito in un orizzonte temporale, gli ho dato delle priorità, ho discusso con chi dovevo discutere gli aspetti, allora si arriva all'aspetto finanziario, cioè quanto costa realizzare questo progetto. E qui torniamo a quello che è
invece il mio budget personale o familiare. Cioè ciascuno di noi ha delle entrate, delle uscite, delle spese di tutti i giorni, dalla spesa alle bollette, eccetera, eccetera, e poi ha qualcosa che gli avanza, che è il risparmio. Allora, è quello su cui posso fare affidamento per poter costruire il mio progetto. Allora, questo, il concetto di risparmio è un concetto che noi usiamo comunemente, no? Io non riesco a risparmiare, piuttosto che sì, io riesco a risparmiare a fine mese qualche cosa, però se io vi chiedessi a ciascuno di voi di dirmi quanto riesce a risparmiare a fine giornata, alla fine di ogni mese, adesso non vi chiedo le cifre, però appunto se io vi chiedessi, voi siete in grado di stabilire con una certa precisione, insomma, indicativamente quanto riuscite a risparmiare a fine mese, basta un sì, un no, un non so, non ripeto, non mi interessano le cifre. Più o meno? Meno sì, Ivana è brava. Sì, un po'. Le donne sono più brave in questo, lasciatemelo dire. C'è problema di tenere. Hanno più sott'occhio. Dipende dai mesi. Chiaramente. Allora, vedete che poter rispondere sì a questa domanda significa che io ho ben chiaro quali sono le entrate, e questo più o meno ci arriviamo tutti, perché lo stipendio chi ce l'ha, o insomma comunque le entrate sono più facili, e avere abbastanza chiare quelle che sono le spese di ogni mese. E questo è un esercizio che non è così immediato, che vuol dire anche saper registrare, no, mensilmente le proprie spese. Io alla fine del mese posso dire che ho speso tot euro in bollette, tot euro in mangiare, tot euro in divertimento, eccetera, eccetera. E quindi sono in grado di dire che alla fine del mese sono in grado di risparmiare 250 euro. Ora, questa informazione, se noi ritorniamo al nostro progetto, è fondamentale, perché allora io so che 250 euro per 12 mesi fanno 3.000 e passa euro, che a fine anno rappresentano il risparmio che ho a disposizione e che posso decidere come utilizzarlo. Allora lo distribuirò rispetto alle priorità che mi sono dato. Allora, c'è la priorità numero uno, è mandare dei soldi a mia mamma a casa, priorità 1. Priorità 2, cambiare la bicicletta. Priorità 3, comprare una casa. Bene, allora io di quei 3.000 e passa euro che mi ritrovo alla fine dell'anno, decido in base alle priorità come distribuirle. È chiaro che la mamma all'orizzonte è entro il 31 dicembre, faccio per dire, la bicicletta all'orizzonte che mi sono dato è 2 mesi e mezzo, e invece la casa è un orizzonte da qui ai prossimi 10 anni. Però questo mi permette di, si dice tecnicamente, allocare, cioè distribuire il mio risparmio in un modo che segue, no, quelle che sono le mie priorità e i miei bisogni. In questo senso, io qui vi propongo, insomma, vi riporto questo schemino, no? Questo schemino cos'è? È la possibilità di mettere in ordine i propri bisogni, le proprie progettualità. Allora, il mio obiettivo a breve, i miei obiettivi a medio, i miei obiettivi a lungo termine, miei o della mia famiglia. E per ciascun obiettivo vedete che una persona può inserire la data, quanto mi costa, quanto manca alla data prevista per raggiungere il mio obiettivo e quanto devo risparmiare. E poi c'ho anche altre fonti di finanziamento disponibili. Per cui, faccio per dire, se io ho bisogno di comprare una macchina nei prossimi 6 mesi, so che riesco a risparmiare, 500 euro al mese, per 6 mesi sono 3.000 euro. La macchina ne costa 8, vuol dire che io devo chiedere un finanziamento di 5.000 euro, a meno che posso anche chiedere un prestito a mia mamma, a mio fratello, a un mio amico, eccetera. E qui lo inserisco. E qui io, in questo modo, alla fine, dopo aver compilato tutte queste schedine, ho il mio piano. Poi può succedere qualcosa di straordinario, per cui il mese di agosto
vado in vacanza e spendo più soldi, bene, ma io lo pianifico. E vuol dire che la bicicletta o la macchina non la comprerò a settembre, non la comprerò a ottobre, perché ad agosto non ho risparmiato. Però lo decido io, non è che le cose succedono e poi mi ritrovo che non ho la macchina e quindi non posso trovare il lavoro perché il lavoro richiedeva la macchina e a questo punto devo inseguire, no? la situazione. Ora, e questo può essere fatto appunto per obiettivi diversi rispetto a bisogni finanziari diversi. Questo schema può essere molto utile appunto per pianificare un po' quello che è il proprio risparmio e qui ci potete mettere veramente di tutto, no? Sulla base delle vostre esperienze. Una aggiunta a questo che non vediamo oggi solo per una questione anche di tempi e per non mettere nemmeno troppa carne al fuoco, come si suol dire, è lo strumento del bilancio familiare che è funzionale proprio a questo ragionamento. Ossia, quando prima Daniele chiedeva chi sa dire più o meno quanto spende al mese, allora o uno tiene il conto a mente oppure ha un supporto che aiuta a tenere un registro quasi delle spese, quindi a partire dalle uscite, quindi i soldi che vengono spesi piuttosto che delle entrate. E, sono disponibili tantissimi strumenti, li potete trovare anche con delle app oppure dei fogli di calcolo oppure anche un foglio di carta banalmente in cui poter inserire i costi a livello può essere giornaliero, settimanale o mensile, suddivisi per diverse famiglie di costo. Questo strumento del bilancio familiare, individuale o familiare, chiaramente può essere sulla base del nucleo di persone che lo compongono, è molto utile perché fa capire quali sono le voci di spesa che spesso non sono così visibili, seppur anche piccole o non così significative, possono anche portare a prendere delle altre decisioni, dove per esempio, soprattutto in un momento di attenzione ai costi, se incomincio a vedere che spendo molto dei biglietti dell'autobus, perché ogni giorno, ogni settimana lo utilizzo, rispetto a prendere un abbonamento potrebbe costarmi meno, ma magari potrei spendere ancora meno prendendo una bicicletta, quindi con un'unica voce di spesa più alta, che però mi permette nel corso dell'anno di spendere meno. Quindi la distribuzione delle diverse voci di spesa su quelli che sono i miei bisogni mi aiuta a capire dove posso risparmiare per andare proprio a compilare questo schema invece sugli obiettivi. Noi non lo vediamo oggi, diciamo, spesso facciamo poi degli esercizi così, simulazioni per compilarlo, però è sicuramente uno strumento molto utile che ci fa stupire ogni volta su quanti soldi spendiamo, pensando di spenderne molti meno. Sì, c'è un altro aspetto importante di questo lavoro, e cioè quando si va poi a chiedere ad esempio un prestito a un operatore finanziario, ad esempio per l'acquisto di una casa, ma anche per l'avvio di un'attività imprenditoriale, spesso l'operatore ti chiede, sì ho capito, ma tu cosa ci metti? Nel senso che ad esempio nella casa oggi è più raro di un tempo che ti finanzino il 100% del valore della casa, ti finanziano, la banca ti finanzierà il 70%, l'80%, può arrivare anche il 90%, ma il 10% ce lo devi mettere tu. Allora, se io arrivo con un piano di questo tipo, io so che anche chiedendo il mutuo sarò in grado di arrivare con il gruzzoletto necessario per poter accedere al mutuo al momento opportuno. Così come sono in grado di verificare se la rata del mutuo che mi viene proposta è sostenibile per me. Perché io alla fine saprò che ho 500 euro a disposizione, bene, se la rata del mutuo è 650 euro, vuol dire che non me la posso permettere, no, al 90% la banca non te lo concede, ma se anche me lo concedesse perché si è sbagliata in qualche cosa, devo essere io a rendermi conto che per me la cosa è sostenibile oppure no. Ora, detto questo, ci sono tre aspetti importanti che volevo sottolineare quando parliamo di risparmio, cioè la differenza tra le entrate e le uscite. Allora, un concetto importante è la differenza tra queste tre parole, risparmiare, gestire e investire. Allora, quando io parlo di risparmio, io sto parlando di accumulare delle risorse e proteggerle.
e proteggere dal fatto che qualcuno me le rubi o dal fatto che no, si possa perdere valore. Allora, è chiaro che questo ha a che fare con una serie di strumenti finanziari, perché nel momento in cui io, ad esempio, ho un conto corrente, un deposito a risparmio, poi ci sono altri strumenti più complessi, non voglio renderla troppo difficile, però ci sono strumenti che sono pensati per accumulare il risparmio e proteggerlo. E ci sono invece strumenti di investimento, dove invece il risparmio viene messo perché accresca, perché ci sia un rendimento. E queste sono due finalità diverse, perché nel momento in cui io appunto, ad esempio, metto i soldi su un conto corrente, devo anche, è chiaro che il conto corrente ha delle spese ma non ha un rendimento, quindi il mio risparmio è lì ma non crescerà, però è protetto, perché ad esempio in Italia esiste una legge per cui tutti i depositi presso le banche italiane sono protetti fino a 100.000 euro, cioè se la banca fallisce interviene una garanzia per cui mi vengono dati i soldi che erano sul conto corrente fino a 100.000 euro. Questo solo per le banche italiane, non per le banche che operano in Italia ma sono di altri stati, questa è una cosa importante. Invece nel momento in cui io investo assumo il rischio, cioè è chiaro che l'investimento è qualcosa per cui io mi aspetto un rendimento, mi aspetto che l'investimento finanziario, mi aspetto che il mio gruzzolo di risparmio possa crescere, però mi assumo il rischio e se le cose vanno male io posso anche perdere i soldi, no? Pensate alla crisi del 2008-2009, quanti soldi sono andati persi nella riduzione dei valori degli investimenti finanziari. E un concetto diverso è invece gestire, è quello di cui abbiamo parlato adesso, cioè io gestisco il mio risparmio assegnando le varie risorse ai miei diversi obiettivi con delle priorità e dei tempi diversi. Allora, questi tre concetti sono molto importanti perché identificano tre azioni diverse e identificano ovviamente prodotti finanziari diversi. Una cosa, scusami Daniele, che aggiungo è che queste regole e queste spiegazioni riguardano ogni situazione, ossia anche con pochi soldi, chiaramente, oppure un po' più di soldi. Quindi le decisioni a partire da quello che abbiamo sono comunque queste, quelle che vanno prese, i passaggi sono questi. E anche per persone che, per esempio, forse non ancora hanno un conto corrente in Italia, non sono ancora incluse nel sistema finanziario in Italia, ma innanzitutto possono avere anche un interesse a dei prodotti nel paese di origine, quindi conosciamo, penso molti di noi, o lo sappiamo per esperienza diretta, di persone che inviano il denaro nel paese d'origine e proprio là hanno anche bisogno di prodotti per il risparmio oppure per investire nel paese d'origine. Sicuramente, diciamo, sono persone che hanno una maggiore conoscenza di noi, quindi queste regole comunque sono delle regole che valgono sempre, nonostante poi ci siano delle differenze tra il sistema finanziario in Italia e il sistema finanziario in un altro paese, in un paese terzo, che condivide sicuramente delle regole ma non tutte, e quindi degli aspetti poi devono essere anche molto diversi, però questi riguardano proprio i comportamenti di un risparmiatore. Sì, e poi aggiungo un'ultima cosa, e poi in realtà ci sono poi strumenti finanziari un po' più complessi dove si uniscono l'elemento del risparmio e l'elemento dell'investimento, no? Pensate ai fondi pensioni integrativi, no, dove io accumulo del denaro che viene messo in questi fondi con l'idea che appunto nel momento in cui andrò in pensione avrò indietro i soldi che ho accumulato sotto forma di rate negli anni. E lì c'è anche però una componente di investimento, nel senso che parte di questi fondi offrono anche la possibilità di dire ok, se ti assumi un po' di rischio, noi questo gruzzoletto non solo te lo conserviamo e te lo diamo quando vai in pensione, ma te lo conserviamo e te lo facciamo crescere. Insomma. Però questi sono appunto livelli, è importante conoscere
è importante conoscere questi tre concetti, perché sulla base di quello io so già che nel momento in cui mi parlano di investimento io associo subito a un concetto di rischio, è diverso da accumulare e proteggere il risparmio. Le rimesse sono nella gestione, da questo punto di vista. Le rimesse sono nella gestione, esattamente. No? La rimessa è tipicamente una gestione del risparmio, io prendo una parte del risparmio e la destino. Su questo recupero una slide che ho saltato. Ecco, no? Per esempio, qui ci immaginavamo diverse modalità in cui uno può gestire, no, il proprio risparmio. Io posso decidere di tenerlo in casa sotto il materasso, e guardate che questa è una pratica ancora molto diffusa in Italia. Posso prestarlo a degli amici e parenti, posso mandarlo sotto forma di rimesse, posso metterlo in un prodotto finanziario o posso investirlo, e cioè appunto farlo rendere nel tempo. Ora, pensando al concetto di risparmio, e cioè all'idea di mettere da parte dei soldi e proteggerli rispetto al futuro, rispetto a un mio progetto. Ora, se io vi chiedessi di dare un voto a questi criteri, cioè se io vi dicessi quali sono i criteri più importanti per voi nel scegliere un prodotto di risparmio, accessibilità. Per voi, da 1 a 10, 1 è il valore minimo e 10 il valore massimo, che valore date al tema dell'accessibilità? In realtà Ivana dice che per lei è più importante la facilità dell'utilizzo. Mm-hmm. Lei sceglie okay. Potete anche dire così, dandomi qual è il più importante secondo voi. Le garanzie. Forza, non abbiate paura. Garanzie e flessibilità nel ritiro. Ancora un paio di persone. Beh, per esempio, c'era questa persona sud-sudanese che stava in Australia che mi diceva che per andare poi da un operatore di money transfer, il Western Union più vicino anni fa, doveva prendere la macchina e farsi 40 minuti di macchina. Allora, da quel punto di vista, la facilità, l'accessibilità e quindi la vicinanza dell'operatore da cui poi tu ti devi recare non è chiaramente un metodo di risparmio, però era un tema che aveva anche dei costi poi, quindi aveva il costo del trasferimento, il costo del tempo da passare in macchina, e quindi era sicuramente un tema molto importante. Disponibilità di denaro e spese. Ecco, infatti mi incuriosiva il fatto che nessuno dicesse le spese, cioè quanto costa lo strumento. Allora, per fortuna ora si fa tutto online, non proprio tutto, ma è il grosso, per fortuna sì, e questo è stato uno dei, forse degli aspetti più che più ha cambiato la pandemia, no? Nel nostro modo. Ora, però mi portava a sottolineare questo. Come vedete, ciascuno di voi ha dato delle priorità diverse. Perché ha dato delle priorità diverse? Perché alla base ci stanno dei bisogni diversi. Cioè, nel momento in cui io immagino che avrò bisogno dei soldi fra 3 anni e io, voglio dire, sono uno studente per cui il mio obiettivo è quello di pagarmi il master, ho davanti 5 anni, quei soldi mi serviranno fra 5 anni. Quindi la disponibilità immediata del denaro non è una mia priorità. Magari è più prioritario le spese, nel senso che vorrei che questi soldi non venissero mangiati dalle spese. No, oppure viceversa, io sono un piccolo imprenditore che ha bisogno di ogni sera depositare la cassa no, del fatturato del giorno. L'accessibilità a un ATM, ad esempio,
tassa o i tassi di interesse. Io, se voglio depositare per 5-6 anni i miei risparmi, mi farebbe piacere che un minimo di interesse mi fosse riconosciuto. Cioè, a seconda del bisogno e del progetto sottostante, io ho dei attribuisco valori diversi ai criteri di scelta. E questo significa, ora non c'è tempo magari di farlo insieme, visto che il tempo corre veloce, però nel momento in cui io poi mi trovo davanti a un prodotto finanziario, questi sono prodotti di risparmio tipici, io definirò i miei bisogni e quindi le mie priorità in base ai progetti che ho in testa. Per cui il conto corrente non ha rendimento, anzi ha costi, e ha la massima flessibilità, non ha durata, nel senso che dura finché la banca non me lo chiude, però non mi offre nessun tasso di interesse, però ha delle garanzie, risponde a dei bisogni ben precisi. Il libretto di risparmio, ad esempio, un tempo libretto di risparmio dovevi andare in banca per prelevare, dovevi andare fisicamente col tuo librettino, andare allo sportello, e questo è un problema di accessibilità. Allora, questo va bene se io lo faccio, no, fra 2 anni andrò a ritirare i soldi e può avere senso. Il libretto di risparmio, magari vincolato, mi offre anche un piccolo tasso di interesse. Ma se io ho bisogno di farlo, di prelevare tutti i giorni per fare la spesa, il libretto di risparmio non va assolutamente bene. Così il piano di accumulo risparmio, no? In un orizzonte di 10 anni, il piano di accumulo risparmio è: io ogni mese o con una periodicità che decido io, metto dei soldi in banca, la banca li mette tutti da parte e alla fine me li ridà tutti insieme con un po' di interesse. Ecco, questa cosa qui va bene se io ho un orizzonte di 10 anni, ma un piano di accumulo risparmio di 6 mesi non ha proprio nessun senso, no? Il materasso è flessibile perché prelevo, ma ha delle controindicazioni, nel senso che se arrivano i ladri in casa sparisce il materasso con i soldi, ma anche io spesso i soldi sotto il materasso li spendo più facilmente di quando sono sul conto corrente. Insomma, quindi la scelta del prodotto finanziario, qui stiamo parlando di prodotti di risparmio, ma vale per il credito piuttosto che per qualunque altro prodotto finanziario, deve tener conto, se noi abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, il marinaio che sa dove andare, allora noi diamo anche delle priorità rispetto alle diverse caratteristiche dei prodotti finanziari e siamo in grado di fare una scelta più ponderata, no? Poste le informazioni che abbiamo a disposizione. Ora, le ultime due cose, e poi appunto lascio la parola ad Anna, che volevo lasciarvi, era questo. Uno è l'altro aspetto di cui parlavamo è il discorso investimento. Ecco, se il risparmio può essere accumulato così, cioè voglio dire, metto da parte i soldi e poi vedrò che cosa voglio fare, l'investimento richiede un po' più di attenzioni. Questo perché? Perché essenzialmente all'investimento è sempre legato un rischio, che sia un investimento finanziario, ma che anche l'investimento in un'impresa, un'attività imprenditoriale, c'è il rischio che vada tutto a quel paese, che io abbia sbagliato, che le cose vadano diversamente da come immaginavo. Ma anche l'investimento di una casa può andare a un suo rischio. La casa può risultarsi, come si dice a Roma, una sola, può perdere valore, può subire tutta una serie di cose. Per cui non c'è un investimento sicuro tranne l'oro, che viene considerato l'investimento più sicuro. Però poi dobbiamo trovare il posto dove metterlo. Allora, quando si ha a che fare con l'investimento, vedete qui in basso ci sono 5 parole chiave che sono importanti. La sostenibilità, cioè me lo posso permettere? La rata del mutuo me la posso permettere? Mi posso permettere di investire 10.000 euro in un'attività imprenditoriale e non avere più niente se succede qualche cosa in emergenza? Il rischio, quanto posso perdere se le cose vanno male?
il rendimento, quanto mi rende un'attività imprenditoriale, rende quello che è l'attività di ogni giorno, di ogni mese. Un investimento finanziario può rendere il 2%, il 5%, a seconda. La durata, per quanto tempo io mi sto investendo i miei risparmi e quando mi serviranno, e la complessità, no? So gestire questo investimento e so gestire la complessità che è legato in questo investimento, tutto il tema dei derivati che hanno causato la crisi del 2008 è nata da quello, nel senso da persone che hanno sottoscritto prodotti complessi senza essere in grado di conoscere la complessità. Qui si potrebbe fare, però appunto per ora mi fermo, proprio questo esercizio, no? Cioè qual è il rischio attribuibile ai vari prodotti finanziari? E qui sono elencati tutta una serie di attività di investimento o di finanziario o reale. Però passo la parola ad Anna. A meno che non ci siano domande, quindi su questa parte, poi soprattutto forse ricordarsi le regole d'oro che abbiamo detto inizialmente, cioè per lasciare un po' queste eredità, queste pillole da questo incontro. Esatto, di che cosa ho bisogno? Scusami Daniele, se vuoi ritornare, così magari di cosa ho bisogno, quindi che siano chiari i bisogni per ciascuno e le priorità. L'informazione è un diritto e un dovere, valutare con attenzione, quindi eventualmente chiedere sempre supporto, il consiglio da qualcuno, e non esistono macchine da soldi a chi propone invece tassi di interesse molto interessanti, ma forse fuori dal mercato. E, riprendiamo invece un po' il discorso che interessa chiaramente più cittadini stranieri che hanno questo bisogno finanziario, ossia hanno il bisogno di inviare piccole somme dall'Italia al paese da cui provengono oppure a un altro paese, ma che comunque ha riguardato anche molti italiani quando c'erano gli emigranti italiani dall'estero che inviavano dei soldi qui, e ogni tanto può anche riguardare appunto cittadini italiani. La letteratura suddivide le rimesse sulla base di alcune categorie che non esistono se non nelle etichette che noi diamo, ossia noi vediamo le rimesse come questa piccola somma di denaro che viene trasferita, fra l'altro con un ammontare totale mensile che è complessivamente basso anche per una questione di controlli sui flussi di denaro che possono andare da un paese all'altro. E noi suddividiamo le rimesse tra quelle individuali, cioè del singolo collegato alla famiglia nel paese d'origine, e oppure quelle collettive. Quelle individuali, quindi del singolo, fanno riferimento a tutte le spese che i migranti conoscono meglio di noi, e quindi spesso per comprare del cibo, per le spese quotidiane, una voce estremamente importante che occupa buona parte delle rimesse inviate sono le spese dell'educazione dei figli, della famiglia, dei familiari più giovani, oppure la salute. Spesso sono dedicate all'acquisto di case, che può essere appunto anche un investimento immobiliare nel paese d'origine, oppure per ripagare il debito che si è contratto, se si è contratto prima di partire. Spesso, parlando con tutte le persone, cittadini stranieri, ci dicono: c'è sempre un'urgenza, mi chiamano sempre dal paese e ogni situazione è un'urgenza, e le urgenze possono essere reali o ricorrenti, quindi come eventi, matrimoni, oppure catastrofi naturali, come possono essere delle situazioni estreme che possono portare gravi problemi. E all'interno di queste rimesse ci sono anche quelle che noi chiamiamo produttive, ossia imprenditoriali o di investimento. Quasi tutti i migranti con cui noi abbiamo parlato ci dicono che vorrebbero fare qualcosa nel paese d'origine, investire dei soldi in piccole attività per sé o per i propri familiari. Tuttavia è piuttosto difficile, e diversi studi dimostrano che questi tentativi incontrano molti ostacoli, perché significa essere molto bravi nella gestione del denaro sia dall'Italia che nel paese d'origine a distanza. Quindi questo tema è un tema di grande interesse, però che spesso incontra degli ostacoli o delle barriere. Più facile spesso è invece investire
in una casa, in un acquisto immobiliare, perché spesso è poi utilizzata dalla famiglia oppure viene affittata. Una delle mancanze che negli anni noi abbiamo rilevato riguarda proprio dei prodotti finanziari che possano rispondere a questo bisogno transnazionale, questo bisogno dal paese dal paese di destinazione, ossia dall'Italia, al paese di origine, qualcosa che possa accompagnare i progetti del migrante da qui a lì. Queste progettualità legate poi all'imprenditoria oppure agli investimenti spesso sono accompagnate anche da dei rischi di fallimento che sono legate proprio a una mancanza di competenze tecniche o specifiche di gestione di un progetto imprenditoriale o del denaro. Vediamo per esempio qui delle immagini che possono darvi solo delle idee, poi ognuno verrà da un paese diverso, quindi i contesti saranno molto diversi. Possono essere in molti casi da migranti singoli oppure da gruppi di migranti investimenti in un taxi che viene poi affittato nel paese d'origine. Ci sono magari delle società di intermediazioni, delle pasticcerie oppure nell'allevamento. Puoi andare oltre forse con la... Oppure, eccoci, le rimesse collettive, quelle che noi chiamiamo rimesse collettive, sono dei trasferimenti che spesso sono collegati a delle raccolte fondi in Italia da parte di gruppi formali o informali, associazioni, gruppi familiari, gruppi di villaggio, di persone che provengono da una stessa area, rivolte alla comunità d'origine e che hanno una forte componente di solidarietà e quindi di sostegno che prende il posto spesso dell'aiuto pubblico allo sviluppo oppure delle responsabilità del governo del paese d'origine, quindi le realizzazioni in termini di infrastrutture come possono essere ospedali, scuole, strade o punti di accesso all'acqua sono spesso sotto la responsabilità dei migranti, sotto una responsabilità morale che tuttavia chiaramente si sostituisce in termini di responsabilità pubblica. E raramente, ci sono anche alcuni casi, però di raro sono stati individuati dei progetti di investimento collettivo, quindi tendenzialmente è più il singolo che invia del denaro per un progetto di piccola impresa o di investimento piuttosto che le associazioni che invece funzionano meglio in una dimensione filantropica e solidaristica. E un altro elemento che abbiamo notato spesso contraddistingue questi gruppi e associazioni di migranti è sicuramente la motivazione fortissima, perché questi contributi, queste rimesse che vengono inviate sia alla famiglia che alle collettività rimangono costanti nel tempo, quindi rispetto ad altri donatori o ad altri progetti, anche ONG, che a volte ci sono, però poi finito il progetto spesso spariscono, i migranti assicurano continuità nell'aiuto, con tutte le difficoltà che dall'altra parte ci sono e con anche una mancanza di competenze tecniche e professionalizzate nel fornire aiuto, nel fornire assistenza allo sviluppo, perché sono poi persone che lavorano e fanno tutt'altro in Italia o dove si trovano e quindi difficilmente riescono a sviluppare delle competenze che possono essere poi mobilizzate per progetti di sviluppo che richiedono invece conoscenze o informazioni differenti. E, se vuoi andare nella foto successiva, anche qui ci sono degli esempi di rimesse collettive che spesso poi dipende dai contesti, chiaramente questi erano contesti in alcuni casi più diciamo saheliani, invece quella di destra è una foto che proviene dal continente asiatico, spesso anche vengono veicolate verso moschee o enti di culto piuttosto che dispensari scolastici oppure sanitari o nelle scuole e nella dimensione dell'educazione. Le rimesse collettive possono anche mobilizzare delle somme molto ampie e per questo c'è stato un interesse crescente negli ultimi 20 anni da parte di tutte le agenzie di sviluppo internazionali
parlando della rimessa come uno strumento di sviluppo nel paese d'origine, che però necessita di essere in qualche modo affiancato oppure ricondotto attraverso dei canali diversi. E, se vuoi andare alla foto successiva, qui abbiamo messo degli esempi di quelle che sono chiamate le rimesse sociali o culturali, ossia tutto quello che è non materiale, che anche se la pasta asciutta al pomodoro è molto materiale, che però transita attraverso i migranti, attraverso i canali, per esempio con le conversazioni, quindi col telefonino, ma anche con i pacchi inviati, oppure dei beni che vengono trasferiti. E qui sicuramente ci sono degli scambi viceversa, quindi in entrambe le direzioni, che possono modificare comunque i contesti di origine e di arrivo. Noi abbiamo studiato ampiamente, per esempio, su come le donne migranti che sperimentano un accesso al lavoro diverso, in questo caso in Italia oppure in Europa, come possano cambiare una loro visione del mondo o un proprio ruolo anche all'interno delle relazioni familiari nel paese d'origine. Quindi sicuramente esiste un flusso che è non finanziario di rimesse che attraversano i paesi. E, le rimesse hanno una fortissima potenzialità, se vuoi andare alla slide successiva, proprio perché, come abbiamo detto, sono costanti nel tempo, sono, si dice, anticicliche, ossia rispondono proprio nel momento in cui in realtà nel paese d'origine c'è bisogno, a prescindere da quello che poi accade anche nel paese di destinazione. E tutta la situazione che ci ha visto fermi a casa durante l'anno di Covid, nonostante delle previsioni che erano molto critiche su una prevista diminuzione, un calo delle rimesse verso i paesi d'origine, perché molti di noi sono rimasti a casa, molti non hanno lavorato, invece hanno dimostrato che le rimesse hanno continuato ad essere inviate, proprio perché sono anticicliche e i migranti hanno utilizzato i propri risparmi, si sono attivati comunque per poter continuare a mandare magari non la quota soli, ma una quota parte della rimessa. E, come abbiamo detto, appunto, possono anche corrispondere a una voce del bilancio dello stato d'origine estremamente importante, per cui i governi dei paesi d'origine sono molto interessati ai migranti e molto interessati ai soldi dei migranti, quindi vengono anche attuate delle politiche che vogliono incentivare una forma di contributo, soprattutto se monetario, da parte dei migranti al paese d'origine. Non è così scontato, però è sicuramente di interesse il fatto che attraverso le rimesse si possano percorrere dei canali che trasmettano o trasferiscano competenze e innovazione, soprattutto in quei contesti dove ci siano delle difficoltà nell'accesso all'energia. Faccio degli esempi, per esempio nel solare, attraverso fonti di energia diverse, oppure nell'agricoltura con tecniche che possono essere apprese o trasferite o conosciute dall'estero e poi trasmesse nei luoghi d'origine, oppure anche su tutte le possibilità delle nuove tecnologie applicate all'educazione, all'istruzione. E, un tema che è ampiamente collegato poi ai prodotti finanziari che offrono un servizio di trasferimento di denaro è che il migrante ne ha controllo fino a che non va dall'operatore finanziario che lo trasferirà, ma nel momento in cui il denaro si è inviato perde qualunque controllo su questa somma, che viene poi utilizzata dalla famiglia o dalle persone che lo ricevono in un modo che potrebbe anche non essere concordato inizialmente. Quindi avere dei prodotti finanziari che permettano una forma di controllo o di utilizzo già condiviso con i destinatari è un tema estremamente importante. Questo sia, per esempio, per pagare delle forme di mutuo nel paese d'origine, un credito per avviare un'attività anche di microcredito, piuttosto che le spese mediche o le spese dell'istruzione. Spesso questo tema è
anche fonte di scontri tra i familiari e i migranti in Italia. Vediamo poi che, come si diceva inizialmente, esistono canali formali, regolati e non formali. Il più comune è caratterizzato dal canale degli operatori del trasferimento di denaro, i money transfer operator. Per fare degli esempi ci sono MoneyGram, Western Union, che sono questi operatori globali più noti, che sono sicuramente facilmente accessibili e veloci, immediati. Spesso il costo che loro applicano come costo di transazione che vi viene offerta è un costo che paradossalmente è molto più alto di altre forme di trasferimento, ma risponde sicuramente a un bisogno, a una priorità di trasferimento immediato e veloce. Le banche, che non sono molto utilizzate come strumento per il trasferimento delle rimesse, spesso offrono invece il trasferimento con degli operatori di denaro, e il trasferimento bancario, che potete pensare nel modo più comune, è un trasferimento da un conto corrente a un conto corrente, che però richiede la presenza di un conto corrente in Italia e di un conto corrente nel paese d'origine. È una via da esplorare soprattutto per sviluppare dei prodotti più evoluti, quindi legati anche a un utilizzo e una mobilizzazione del risparmio in entrambi i paesi. Ci sono anche le poste, i canali che credo anche con la pandemia e il Covid-19 sono entrati nell'uso più comune, sono il mobile money, quindi la moneta elettronica, quindi attraverso telefonini, app, internet, qualunque forma di trasferimento online che utilizza il denaro elettronico che viene trasferito tra i paesi. Ci sono alcuni paesi africani che sono molto evoluti da questo punto di vista, molto più che in Europa anche, e è sicuramente una modalità che risponde a molte esigenze anche di portabilità del denaro. Oltre a questi ci sono i canali, quelli dell'esclusione finanziaria, ossia canali informali, molto rischiosi, perché si sa quando il denaro parte ma non si è mai sicuri sull'arrivo, e che richiedono anche una dose di fiducia verso l'intermediario che verrà coinvolto. Anche qui, come per l'utilizzo dei prodotti e servizi finanziari che abbiamo illustrato in precedenza, il tema della sicurezza e del controllo è essenziale, proprio perché il fatto di ricorrere a un operatore formale e registrato ti permette di poter intervenire in qualunque situazione in cui ci sia un problema nel trasferimento, quindi se non funziona qualcosa, se il denaro è andato perso per qualche motivo, e per avere maggiore controllo su quanto avviene. E proprio perché questa tracciabilità del denaro non solo vi tutela, ma anche potrebbe diventare nel futuro una forma di storia creditizia quasi per voi, ossia c'è traccia di voi come persone che hanno inviato molto denaro nell'arco degli anni, e quindi da questo punto di vista è sicuramente una forte potenzialità, proprio diciamo guardando a un presente e un futuro a cui noi guardiamo. Poi nella slide successiva, quali sono le motivazioni che vi spingono poi alla scelta di un operatore piuttosto che un altro? È sicuramente il costo, quanto costa la commissione tra banca e i vari operatori, la velocità dell'invio, spesso la velocità immediata può arrivare nel giro di 2 ore, è una scelta che viene privilegiata, a meno che non ci sia un motivo diverso per cui non c'è fretta, e qui diciamo volevamo un po' valutare con voi il livello di importanza di ciascuno. Quanto è vicino a casa vostra, quindi devi prendere la macchina e i mezzi per arrivare all'operatore, oggi con il telefonino lo puoi fare da casa, ma soprattutto chi lo riceve deve spostarsi, deve girare con il denaro in tasca, quindi si trova in una situazione di possibile insicurezza. Tutti questi elementi giocano nella scelta di un operatore oppure in un altro. E infine, diciamo, l'ultimo aspetto su cui volevamo ragionare insieme a voi è proprio la dimensione dei costi delle rimesse, perché c'è una dimensione visibile e una dimensione invisibile. Spesso la commissione è nota,
tra gli operatori di trasferimento del denaro, mentre se andate in una banca spesso la commissione applicata non è nota perché non sanno quanto saranno le diverse commissioni e i costi che nel tragitto dall'Italia al paese dove volete inviare i soldi verranno applicate. Quindi in alcuni casi non è accessibile e disponibile quell'informazione, ma anche il costo della rimessa spesso nasconde altro. Il costo è semplicemente dato da quanto noi inviamo e quanto viene ricevuto. Se spendi diciamo 100 euro diretti al paese d'origine, poi lì ne ricevono 95, quei 5 euro sarà il costo della rimessa, che spesso include in sé la commissione del mittente e del ricevente. Però qui un piccolo esercizio che può aiutarvi nella comprensione di come viene composto questo costo, che è dato spesso da una commissione che è fissa oppure variabile sulla percentuale del totale e che si nasconde parte del tasso di cambio, che spesso è un'informazione che non viene molto presa in considerazione dai migranti, ma che può invece essere anche una fonte di piccolo risparmio. Prendendo l'esempio del tasso di cambio di questi giorni, per esempio un euro rispetto al dollaro ha un tasso di cambio di, per un euro abbiamo 1,22 dollari. Questo è il tasso di cambio ufficiale dalle agenzie di cambio che potete trovare anche su internet e che giornalmente aggiornato. Se voi inviaste 100 euro a questo tasso di cambio in Ghana, facciamo pure un altro paese, arriverebbero 122 dollari. Però l'operatore di trasferimento del denaro non applica il tasso di cambio ufficiale, ma applica un proprio tasso di cambio, che per esempio qui è semplicemente fittizio, ma mettiamo che sia 1,18 dollari per ogni euro, che significa che per 100 euro inviati ne arrivano 118, a cui poi aggiungiamo anche la commissione, mettiamo di 5 euro. Quella piccola differenza tra il tasso di cambio ufficiale e il tasso di cambio applicato, che si chiama 4 centesimi, è il valore che viene sottratto tra tasso di cambio ufficiale e tasso di cambio applicato e che riguarda appunto l'operatore di trasferimento del denaro e che è il margine sul tasso di cambio, che alla fine riguarda appunto questi 4 dollari che voi vi perdete tra tasso di cambio ufficiale e tasso di cambio applicato. Domandare quando andate da un operatore che magari offre anche più canali di invio quale sia il tasso di cambio applicato è un'informazione estremamente importante, perché vi permette di sapere quale sia il tasso di cambio migliore, che vi permette con 100 euro inviati di inviare anche una piccola quota in più, ma che sommata può fare una grande differenza. Quindi anche qui si torna sul tema dell'accesso all'informazione e essere informati prima sui meccanismi attraverso cui le rimesse poi funzionano nei loro trasferimenti vi permette di agire con delle decisioni, per cui consapevolmente potete decidere di scegliere anche il tasso di cambio più costoso perché proviene da un operatore che magari è più vicino e è più comodo, accessibile per voi. E questo era un elemento in più, forse un po' più tecnico, che però vi spiega come funzioni qualche cosa che forse è molto importante per alcuni di voi. Sono andata forse un po' veloce, però volevamo chiudere non troppo tardi. Se avete... scusami, ho letto adesso che c'era rumore. Se avete delle domande, siamo qui. Nel frattempo, nell'ultima slide, vi segnaliamo alcuni link e probabilmente possiamo mandare i link di Barbara De Benedictis del CESPI, vi farà ricevere i link diretti, perché qui dalla pagina di Zoom non si possono aprire, e se volete anche compilare un brevissimo questionario di valutazione sul gradimento dell'incontro di oggi, lo possiamo anche questo inviare via mail oppure inserire nella chat per chi voglia rispondere. Voilà.
link è sul questionario e sulla chat. La chat. Visto. E tutti i materiali che oggi avete visto, tuttavia, saranno nel sito del CESPI insieme anche alla registrazione di questo nostro incontro. Lascio ancora qualche momento per ragionare se ci sono alcune domande, chiarimenti, curiosità, e altrimenti ci avviamo alla conclusione. Qui Daniele sta mandando anche i link utili per appunto di cui parlava Anna, quindi avete anche in chat, tuttavia li ritroverete anche nel materiale che vi invieremo, nella relazione anche finale. Quindi in questi giorni, massimo dopodomani, li avrete sul sito e sulla relazione finale che verrà caricata. Aspettiamo giusto un minutino se qualcuno ha qualche domanda o curiosità. Andiamo tutti. No, c'hanno fame. Vabbè, se non ci sono domande, possiamo anche concludere 10 minuti prima, non penso che ci sarà problema. L'unica cosa, allora, questo è il nostro ultimo incontro di questa serie di moduli che abbiamo fatto sull'empowerment dei migranti, appunto un'attività che il CESPI ha fatto all'interno del progetto Get Up. Qui anche presenti abbiamo alcuni nostri partner, Caritas, Tempi Moderni, naturalmente Dokita, che è il partner, il capo fila del progetto Get Up con Cecilia. E non so se Cecilia vuole dire qualcosa oppure forse... Sono in una fase un po' delicata con la bimba, però volevo ringraziare, okay. No, ci mancherebbe. Volevo ringraziare tutti quanti, insomma, per la partecipazione, e il CESPI per l'organizzazione di questo corso sicuramente super interessante. Spero, ecco, che tutti quanti abbiate avuto, ecco, degli spunti di riflessione utili e concreti anche per migliorare la gestione della, come dire, della vita anche quotidiana. E poi, ecco, sì, sicuramente si raccoglie, ecco, l'invito che c'è stato anche durante il corso a fare rete, insomma, a tenersi in contatto, a cercare un pochino di valorizzare tutto quanto abbiamo condiviso in questi incontri. E insomma, noi ci siamo. E il progetto non è ancora finito. Abbiamo ancora una grossa attività della quale verrete informati, che è il festival, l'ho detto anche la scorsa volta, un festival che si terrà a Terracina alla fine di luglio, e ci sarà l'occasione, insomma, di rincontrarsi finalmente anche di persona e niente, insomma, tireremo un po' le fila di tutto quanto abbiamo fatto e cercheremo di dare inizio a nuove idee, a nuove progettualità, ecco, continuare a lavorare insieme dopo tutto questo lavoro che è stato fatto, credo che sia doveroso e importante, insomma. Quindi grazie di nuovo a tutti per la partecipazione e un abbraccio, insomma, a ciascuno, soprattutto appunto ai nostri carissimi amici del CESPI che sempre con altissima professionalità hanno guidato ciascuno di questi incontri. Grazie Cecilia. Noi vi ringraziamo invece tutte e tutti per aver partecipato a questi nuovi incontri. Siete stati sempre, insomma, tanti e l'avete seguito anche con una certa attenzione. Capiamo anche che appunto gli orari erano abbastanza problematici, anche perché immagino molti di voi, ma anche noi, dopo, insomma, magari una giornata di lavoro, seguire un corso è sempre un po' difficile. Invece, insomma, abbiamo constatato che invece è stato molto interesse da parte vostra e questo ci rende abbastanza felici anche di quello che abbiamo fatto. Quindi a nome del CESPI posso, Daniele, no? Sì. Vi ringraziamo e niente, naturalmente ci sarà la, i diplomi di
partecipazione, che immagino saranno consegnati durante le giornate del festival. Voi siete, insomma, su per giù tutti del territorio, quindi ci rivediamo anche di persona durante quelle giornate lì. Vi ringrazio. Mi sembra un'ottima idea. E buona serata. Scusami Mattia se ti interrompo, per aggiornamenti, insomma, sul progetto, per il materiale del corso lo trovate sul sito del CESPI, ma anche appunto sul sito del progetto stesso, che ve lo ripeto, www.getup.org. Ok, questo è il sito sul quale trovate anche i materiali di altri corsi che abbiamo fatto, insomma, e le news relative alle prossime, appunto, attività. Mi taccio, ciao. E niente, chiudiamo ringraziandovi ancora e speriamo di vederci presto. Grazie a tutte e tutti. Buona serata. Grazie, grazie, grazie. Ciao. 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 Ciao, buona serata. Ciao, sempre lunedì, ci vediamo. Eh no, è finito il corso, Victory. Ok, oggi è l'ultimo. Oggi è l'ultimo giorno, ma comunque speriamo di vederci presto. Ok. Va bene. Va bene. Ciao Victor, grazie. Ciao allora.